Allora, nell'ultima lezione abbiamo visto il problema di convertire continuativamente energia termica in energia meccanica. Oggi ci poniamo un problema, diciamo, completamente diverso, che è quello di trasferire energia termica da un set a temperatura inferiore a un set a temperatura superiore, oppure, diciamo, quindi il frigorifero, no? Il frigorifero di casa vostra, voi dovete avete un sistema che si trova più o meno a 4 gradi, bene, per quanto riguarda la cella dove conservate gli alimenti, il freezer è ancora a temperature ancora più basse, e volete prendere energia termica dalla, diciamo, dalla vostra cella frigorifera e la volete portare sull'ambiente esterno, giusto? Allora, questo problema noi abbiamo già, diciamo, in parte affrontato questo problema. Abbiamo detto che è impossibile che una macchina faccia esclusivamente questo compito, giusto? Prende energia da un set a temperatura più bassa a TB e la porta a un set a temperatura più alta a T con A. Quindi questa quantità di energia che vogliamo portare via da un set a temperatura inferiore e portarla al set a temperatura superiore, che è l'ambiente, giusto in questo caso, non lo possiamo fare se non con l'ausilio di qualche cosa, diciamo, in più che abbiamo visto nell'ultima lezione poteva essere del lavoro che andiamo a fornire. Se solo andassimo a fermarci qui, ragazzi, senza dare del lavoro, quindi la nostra macchina, che cosa dovrebbe fare? Quindi in questo caso è una macchina frigorifera, che cosa dovrebbe fare? Andrebbe a contraddire il secondo principio della termodinamica. Perché, ragazzi? Vediamo, scriviamo insieme il secondo principio. Il delta S di questa macchina, se lo voglio fare continuativamente, ovviamente sarebbe uguale a zero, giusto? Comunque, il delta S di questa macchina sarebbe uguale a che cosa? Uguale a zero. E, diciamo, quindi avrei che il flusso entropico entrante nella macchina, Q su TB, più la generazione entropica della macchina, Sgen, sarebbe uguale a Q su T con A. Quindi se per assurdo potesse avvenire questo, flusso entropico entrante più S generato uguale a Q su T con A, perché non ho nient'altro, no? A cui fornire energia. Ovviamente qui dovrei mettere, nel caso più generale, dovrei mettere il delta S, ma il delta S abbiamo detto uguale a 0, quindi facciamo più, giusto? Se avessi questa situazione, ragazzi, cosa avverrebbe? Che essendo T con A più grande di T con B, come sarebbe Sgen? Scritto Sgen uguale a Q per 1 su T con A meno 1 su TB. Bene, ma T con A abbiamo detto è più grande di TB, e quindi cosa verrebbe? Questo termine verrebbe negativo, e questo abbiamo detto che è possibile. Allora, per poter far questo ho bisogno necessariamente di un SEM che fornisca la forza, ok? Solo in questo modo, quindi a questo modo si trasforma questa quantità in questo modo, quindi posso tirar fuori una certa quantità QB e portarla al 7 T con A, ma con l'ausilio di un lavoro che fornisco dall'esterno. Ovviamente dal punto di vista logico, ragazzi, il fatto di estrarre, di tirar fuori una certa quantità di energia, diciamo, da un 7 T con A e portarla a un 7 a temperatura, pardon, TB, e portarla a un 7 a temperatura T con A è del tutto equivalente dal punto di vista logico a prendere invece una certa quantità non più da una cella ma dall'ambiente esterno e portarlo in un sistema che vogliamo riscaldare, cioè sia andare a raffreddare una cella che si trova a temperatura più bassa rispetto all'ambiente, sia andare a riscaldare un ambiente che si trova a temperatura superiore rispetto all'ambiente esterno, dal punto di vista logico sono del tutto equivalenti dal punto di vista logico. Quindi entrambe, diciamo, le cose non posso fare. In un primo caso ho un frigorifero, nel secondo caso ho una pompa di calore, cioè nel caso in cui io voglio riscaldare un ambiente e voglio prendere energia termica dall'esterno e portarla all'interno, devo pompare calore sull'interno. Bene, adesso vedremo in questi due casi, inutile che vi ripeto il ragionamento sulla pompa di calore perché è esattamente lo stesso che vi ho fatto qui, però dal punto di vista, diciamo, delle prestazioni sono diversi indicatori che dovrò tenere in conto. Allora vediamo, iniziamo a guardare il caso della macchina frigorifera. Allora, a questo punto io posso, nel caso di una macchina frigorifera, riscrivere le equazioni di bilancio. Le riscriviamo insieme, ragazzi? Allora, vediamo un po'. Primo principio, che cosa mi dice? Mi dice che alla mia macchina fornisco, facciamolo proprio come bilancio, inizialmente senza neanche la convenzione di segno, sono tutte quantità positive in questo caso.
se entra Q con B da un lato, va bene, entra ancora cosa nel nostro sistema? Il lavoro più L, questo sarà uguale a che cosa? Al calore Q con A uscendo. Quindi questo è la scrittura del primo principio. Non ho messo delta U perché? Perché ovviamente sto dicendo, sto pensando di fare, diciamo, questa cosa continuativamente. Lo stesso discorso lo andrò a fare per il secondo principio, quindi cosa scrivo sul secondo principio? Stavolta è modificato rispetto a prima, il flusso entropico entrante, quindi Q con B su T con B. Ho qualche altra cosa, certo, cosa c'ho? Che va a aumentare l'entropia, ragazzi. Flusso più S generato, giusto? Più S gen uguale a che cosa? Al flusso in uscita, quindi questo Q con A su T con A. E qua ci dovrei mettere, in generale dovrei metterci cosa ancora? Il delta S, ma già so che poiché è un ciclo, quindi delta S è nullo e quindi lascio la scrittura del secondo principio in questo modo, giusto? Allora, adesso c'è più facile, diciamo, il lavoro che dobbiamo fare oggi, perché già sappiamo che posso fare una macchina, diciamo, al più, abbiamo detto che io questo senza lavoro non lo posso fare, devo dare una certa quantità di lavoro, ma potrei dire qual è la minima quantità di lavoro che devo dare affinché possa, diciamo, esserci un passaggio da Q con A a Q con B. È lo stesso ragionamento che abbiamo fatto nella precedente lezione, esattamente ribaltato. In quel caso cosa avevo? Avevo una certa quantità di energia termica che volevo trasformare quanto? La massima possibile, e quindi avevo la macchina di Carnot che era un ciclo diretto che mi consentiva di fare questo in modo reversibile. Allo stesso modo, per avere la minima quantità di lavoro per fare questa cosa, devo fare sempre la macchina reversibile. Quindi io questa volta ho i due set ancora una volta T con A e T con B, ma invece di prendere, diciamo, calore al set, io lo devo al set T con A, lo devo dare al set T con A, lo devo prendere da QB. Per cui attenzione, come, diciamo, viaggerare il mio ciclo? Viaggerare in modo esattamente il contrario rispetto a quello che abbiamo visto l'altra volta, cioè non in senso orario ma in senso antiorario. Quindi percorrerò quella macchina di Carnot che abbiamo visto nell'ultima lezione non in questo senso qua, ma esattamente nel senso inverso. Quindi faccio avvenire nel primo caso la compressione 1-2, dopodiché vado a prendere una certa quantità di energia dal set T con A, dopodiché, cioè, pardon, vado a fornire una certa quantità di energia dal set T con A, perché lo sto dando in senso inverso, quindi sto l'integrale, ricordiamoci, che quando mi muovo in questo senso lo sto dando, va bene? Non prendo qui, allora, diciamo, la Q con A non la va a prendere, diciamo, esattamente al contrario, quindi è negativo, giusto? Quindi me ne vado poi fin qui e poi me ne ritorno qui, quindi 1, 2, 3 e 4. Attenzione, l'integrale di 2 e 3 è com'è? Negativo. Negativo cosa vuol dire? Uscente, e quindi uscente dalla mia macchina, giusto? Entrando nel set, uscendo dalla mia macchina, e quindi per uscire, perché l'ho messo qui sopra, ragazzi, e non qui sotto? È piccolissima questa differenza di temperatura, certo, piccolissima perché sono una macchina reversibile, è infinitesima questo delta, diciamo, delta T, no? Detti piccolo, perché abbiamo visto l'altra volta, è talmente piccolo che posso ritenerlo quasi coincidente, ragazzi, quindi lo metto vicinissimo, attenzione, lo stesso vale qua, è proprio talmente vicino che quasi posso ritenerlo uguale. Allora, perché l'ho portata però un po' più sopra, l'altra volta era un po' più sotto? Com'è che è diverso questa volta? Ditemelo voi. E certo, devo avere, anche per quanto piccolino, la temperatura della macchina per fornire una certa quantità di energia al 7 T con A deve avere almeno un infinitesimo di temperatura un po' più grande, se no non ce lo posso dare. E quindi sto un po' più sopra. Attenzione, perché un errore, diciamo, che fate spesso è farla viaggiare da sinistra, diciamo, da destra verso sinistra, ma sotto. Questo è un errore grave perché contraddice il secondo principio della termodinamica, farla viaggiare sotto, che non potrebbe mai fornire, diciamo, calore al 7, diciamo, al 7 T con A, se non fosse sopra.
Ci siete? Okay. Quindi 1, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Va bene? Lo stesso discorso vale qua, dopo aver fatto in 3, 4, che cos'è questa trasformazione, ve la ricordate? Questa è una compressione adiabatica interamente reversibile. Questa è una cessione di calore. E questo cos'è? È un'espansione adiabatica internamente reversibile. E poi ancora? Adduzione di calore. Quindi prendo quella quantità di calore QB e vedete che è un po', sta un po' più sotto, quindi lo posso fare questa volta, sta un po' più sotto, quindi prendo questa quantità di energia fino a portarla di nuovo nel punto 1. Chiaro? Quindi questo ciclo è un ciclo ancora di Carnot, ma inverso rispetto all'altra volta, e lo porterò in modo diretto. E la macchina corrispondente non è la macchina di Carnot diretta, ma è la macchina di Carnot inversa. 1-2 è compressione. 1-2 è una compressione, mentre 2-3-4 è un'espansione. Chiaro? Questa parola è una compressione, ricordiamoci, adiabatica, internamente reversibile. Vado avanti? Sì, sì. Allora, a questo punto posso cominciare a scrivere qualche cosa. Posso iniziare a ricavare, a indicare un coefficiente che chiamerò coefficiente di prestazione o COC, che è un coefficiente che mi indica la bontà di questa macchina. Allora, così come avevamo definito nelle macchine dirette, abbiamo definito il rendimento, qua indichiamo con il COP il coefficiente di prestazione di questa macchina. Bene, come nell'altra volta, devo sempre mettere che cosa? Cosa metto a confronto? Quello che ottengo rispetto a quello che devo fornire. Ora qui qual è? Che cosa devo, cosa voglio ottenere in una macchina frigorifera secondo voi? Qual è lo scopo di una macchina? Sottrarre energia alla, al set T-B, giusto? Alla cella frigo. Tanto più riesco a tirare fuori energia, tanto migliore la macchina. Quindi metterò QB qui. E che cosa devo dare secondo voi questa volta? Quindi QB rispetto ad L. Quindi posso ancora scrivere L, guardate ragazzi, è QA meno QB, quindi scriverò QB diviso QA meno QB, primo principio sta sopra, quindi questo è uguale ancora a 1 fratto QA su QB meno 1. Giusto? Ho diviso tutto per QB. Sono due numeratore e denominatore. Va bene? Vado avanti. Allora, qual è a questo punto, ragazzi, il COP secondo voi della macchina di Carnot? Facile. COP macchina di Carnot è uguale a che cosa? Quanto deve essere qua su QB secondo voi se la macchina è una macchina reversibile? Ah certo, è sempre T con A su TB. Quindi COP della macchina di Carnot è 1 fratto T con A su T con B meno 1. Evidentemente, però attenzione, se la macchina non fosse la macchina di Carnot, che cosa avrei? Questo lo moltiplico per T con A. T con A, T con A. T con A e T con A se ne fanno. Questo lo moltiplico per QB, cioè lo divido per QB. Quindi QB qua, QB qua, QB qua. Quindi io cosa ho? Che Q con A su Q con B è uguale a T con A su T con B più S gen T con A QB. Quindi con la 1 fratto T con A su T con B più S gen T con A su QB meno 1. Beh, quindi attenzione, così come abbiamo visto che il rendimento dei cicli diretti sono diversi rispetto al rendimento della macchina di Carnot, allo stesso modo vediamo che il COP di una macchina, qualunque macchina frigorifera diversa dalla, dalla macchina di Carnot inversa, ha un COP che è sicuramente com'è? Più grande o più piccolo? Perché c'è una quantità sempre positiva,
ovviamente andrò a mettere sotto e quindi il COP sarà evidentemente più piccolino. Allora, questa è una finalità, ragazzi, perché nella realtà io posso avere una finalità anche diversa dalla macchina frigorifera. Abbiamo visto che nel caso in cui la macchina è una macchina frigorifera, io qua ho la mia cella frigorifera, cella, e questa chi è? È l'ambiente. Va bene? Nel frigorifero dove sta tutto questo? Vi faccio lo spaccato del frigorifero. Frigorifero di casa nostra, questa è la porta. Davanti, qua sotto cosa c'è? La vostra macchina. Qua dietro c'è cosa c'è? La serpentina, che qual è? Che quella che vi fa che cosa? Ce ne sono due di serpentine, una sta qua e l'altra sta qua, una sta dentro il frigorifero e un'altra sta fuori. Una vi fa questo scambio e un'altra vi fa questo. Questa qua, diciamo, sull'esterno scambia con l'ambiente, e questa, quindi qua c'è il mio set, il mio ambiente, giusto? Questo è il mio set Ticona. E qua dentro chi è? Invece è il set, diciamo, TB da cui voglio tirare fuori. Quindi, diciamo, in questo caso la vostra macchina prende energia da qua e la porta sull'esterno. Chiaro? Quindi è chiaro che il set B è la cella e il set A chi è? È l'ambiente. Va bene? Ovviamente non funzionerà mai come la macchina di carro, lo so bene, ma percorre il ciclo in senso antiorario e avrà un COP sicuramente più piccolo rispetto alla macchina di Carnot. Quindi il meglio che vi potete, diciamo, aspettare qual è? Mettete le temperature termodinamiche qua dentro e potete dire il COP di una macchina che funziona, la macchina che funziona a casa mia, non può essere superiore a che cosa? 1 diviso TA chi è? I 20 gradi della temperatura ambiente all'interno, quindi 293 Kelvin. TB chi è? Ma attenzione, non i 4 gradi Celsius, ma i 3 gradi, ma i 277, va bene? Quindi fate di nuovo questi calcoli e vedete quanto vi viene il COP della macchina di Carnot. Beh, in realtà non, diciamo, non avrete mai un COP, diciamo, che, diciamo, quello che realmente, diciamo, poi vi dichiara il vostro frigorifero, che c'è un COP di circa 3-4, quindi è lunga inferiore rispetto al COP della macchina di Carnot. Vediamo la pompa di calore. È chiaro, ragazzi, il ciclo frigo? Allora, oltre che questo simbolo qui, potete anche spesso trovare un epsilon F. Epsilon, quando, diciamo, trovate il punto, diciamo, il simbolo epsilon, trovate anche un nome diverso, ma sostanzialmente la stessa cosa, si chiama coefficiente di effetto utile. Coefficiente di effetto utile e coefficiente COP di prestazione sono esattamente, diciamo, la stessa cosa. Va bene? Però qualche volta trovate simboli diversi e nomi diversi. Allo stesso modo dell'altra volta potete anche ricavare un COP seconda legge, giusto? Come fate il COP seconda legge, ragazzi? Che cos'è il COP seconda legge? Il COP della macchina di Carnot. È il COP della vostra macchina reale diviso il COP della macchina di Carnot. Va bene? Allora, andiamo a questo punto a vedere la pompa di calore. Pompa di calore come funziona? Dal punto di vista logico, ragazzi, esattamente lo stesso. Cosa cambia in quello schema per una pompa di calore? L'ambiente chi è questa volta? Abbiamo detto che nel caso di pompa di calore noi vogliamo non raffreddare una cella, ma riscaldare un ambiente interno. A spese di chi? A spese dell'ambiente esterno. Quindi chi è l'ambiente in quel caso? Chi è Amber? E questo che sta qua sotto è Amber, vi trovate? Quindi l'ambiente diventa questo. E qua che cosa c'è? C'è il vostro ambiente interno, c'è l'ambiente riscaldato. Vabbè? La camera che state riscaldando. Camera, scriviamo riscaldato. Non scriverò ambiente riscaldato perché altrimenti vi confondete. Cioè, quindi da un lato c'è l'ambiente esterno, che è il vostro ambito, e dall'altro c'è la camera, cioè l'ambiente, diciamo, in cui voi vivete all'interno di casa vostra, che state andando a riscaldare. Non so quanti di voi hanno quei sistemi split reversibili. Qualcuno ce li ha, questi condizionatori split? Ecco, questi condizionatori possono funzionare in due modi diversi. Basta girare una valvola,
d'inverno funzionano come pompe di calore e d'estate come frigoriferi. Va bene? Cambiate la valvola e switchate, fate diventare questo qua, lo potevano diventare 8, facciamo l'ambiente interno, 8 l'ambiente esterno. Allora, ritorniamo a noi e vediamo ancora una volta, la macchia resta esattamente la stessa, quindi io non cambio, cioè soltanto invece di avere l'ambiente qua, c'ho l'ambiente qua, quindi cambiano soltanto le temperature. Questa era 293 nel primo caso, nel caso del frigorifero, invece cambia, diventa questo qua 293, quello diventa, nel caso della pompa di calore, diventa quello, quindi cambiano un po' le, quindi questo è l'ambiente, per quello che era prima l'ambiente ce lo mettiamo sotto, ma questo non ci cambia la vita. Quello che invece cambia è la definizione del coppa, quella cambia molto, perché nel caso di una pompa di calore qual è l'utilità, ragazzi? È estrarre una certa quantità di energia dall'ambiente, dalla cella? No, ma quella di fornire. Quindi il COP in questo caso come si definisce? Scrivo pompa di calore più vicino. Come si definisce? Quindi l'utilità è Q con A diviso quello che devo dare. Quanto devo dare? Sempre L. E quindi a questo punto io cosa ho? Q con A diviso ancora, sempre vale lo stesso discorso, Q con A meno Q con B, e quindi ancora a 1 diviso tutto per quello, 1 meno Q con B su Q con A. Posso ancora una volta fare lo stesso ragionamento che ho fatto sopra, e quindi cosa scriverò qua? Che il coppo di una macchina di Carnot della pompa di calore, questa volta preso come macchia di Carnot, io qua forse non mi metto macchia di Carnot sopra e frigorifero sotto, se no a finire che mi confondete, perché ho due macchie di Carnot ovviamente in questo caso diverse a seconda se funziona come frigorifero o come pompa di calore, e questa sarà quella che cosa? A1 diviso 1 meno TD. Allora, se adesso volessimo vedere, mi fermo perché altrimenti voi non riuscite a capire più nulla con questo rumore di fondo. Allora, se volete vedere come varia il COP rispetto ovviamente alla temperatura del vostro set, ovviamente cosa verrebbe? Allora, guardiamo, mettiamoci in grafico questo COP, andiamo a mettere il nostro, la temperatura del set, fermiamo, facciamo prima la pompa di calore o prima, vabbè, facciamo prima il, la pompa, diciamo la stessa cosa. Allora, fissiamo prima T con A uguale, quindi stiamo parlando di frigorifero, T con A uguale a 293 e facciamo variare T con B, va bene? Questo è T con A. Allora, se andiamo a mettere ovviamente questa, questa il vincolo con T con A, ovviamente T con B in questo caso sarà sempre più piccolo del T con A, giusto? Per cui abbiamo che il COP, stiamo parlando di frigorifero, quindi stiamo qua, COP della macchina di Carnot sarà 1 diviso T con A su T con B meno 1. Allora, quando T con A è uguale a T con B, che cosa succede? Cioè in questo punto, che succede? 1 meno 1? 0, quindi il COP è infinito, quindi parto da infinito e me ne vado ovviamente a 0, quindi la pompa, il COP della macchina di Carnot avrà esattamente questo, questa relazione, va bene? Questo va da infinito, diventa 0, questo conti con A, conti con B, non si trova. Temperatura negativa? No, vabbè, temperatura negativa se qua metto lo 0 Celsius, va bene? Però ha ragione il vostro collega, perché abbiamo messo T con B, l'abbiamo messo come uguale a T grande, per cui ha ragione, mettendola come T grande, io qua devo andare a 0 quando è 0 Kelvin, giusto? Avrei bisogno di una lavagna talmente grande per arrivare a meno di 273. Quando invece
il vostro libro, se non ricordo male, mette le temperature in Celsius, qua mi confonderete, preferisco che mantenete le temperature in Kelvin, così non vi confondete. Questo è il modo. Quando invece avete, quindi tutta questa zona qua è una zona, ovviamente, che non mi interessa nel caso di un... Viceversa, nel caso di una pompa di calore, che cosa avete? Tutto al contrario, fissate TB e avete che la temperatura, questa cambia, TB invece resta la stessa, quindi tutta questa parte qua non c'è, e avete che il COP invece di aumentare questa volta diminuisce l'aumentare di TB. E diminuisce, ovviamente questo è TB, no? In questo caso. Quindi diminuisce, diminuisce, fino ad arrivare a un minimo, attenzione, che non è più zero, ma il peggio che si può fare è esattamente 1. Giusto? Perché 1? Perché è evidente che in quel caso avete che la vostra pompa di calore, questo tende a 0, 1 su 1, ovviamente diventa 1. Vabbè? Ma d'altronde è anche ovvio, perché il peggio che potete fare con una pompa di calore è non riuscire a tirar nulla da questo punto di qua. Va bene? Quindi quando questo ovviamente diciamo è a temperature molto elevate, voi al più vi ritrovate L. L'efficienza di una macchina diventa limitata dal fatto che non riuscite a portare via, attraverso fornendo una certa quantità di lavoro, la quantità sufficiente, diciamo, una quantità diciamo significativa di QB al 7 articolato. Allora, cosa vuol dire questo? Ragazzi, attenzione, poi mi fermo, vabbè, purtroppo non ci sta niente a fare, siamo arrivati alla 2 meno 5, noi ci dobbiamo fermare, no. Mi seguite? L'ultima cosa, poi mi fermo. Una cosa importante è questa, nella pompa di calore, è un fatto diciamo, estremamente interessante, perché quando voi, se voi voleste prendere questa quantità L, va bene, questo lavoro che prendete dalla corrente, diciamo, dal vostro ambiente, mettete la spina e fate semplicemente circolare la corrente prendendo la stufa elettrica che prende L e lo converte in calore. Cosa ottenete? Che tutta la L viene trasformato in calore. Viceversa, su una pompa di calore voi avete quella quantità che comunque vi ritrovate, perché la L comunque va a finire qui dentro, va bene? In più, che cosa avete? In più avete una quantità QB che tirate, riuscite a tirare dall'ambiente a temperatura inferiore, cioè dall'esterno. Per cui, se io vi domando, è meglio prendere la stufa, accendete, se avete una pompa di calore e una stufetta elettrica, cosa accendete? Non c'è proprio dubbio, la pompa di calore, perché sulla pompa di calore riuscite a prendere, oltre che quella quantità di lavoro che prendete dalla presa elettrica per far funzionare la pompa, anche una certa quantità di energia che prendete dall'esterno, mediamente almeno 3 o 4. Per, quindi per ogni joule che date meccanicamente, ne prendete 3 o 4 dall'esterno. Quindi è estremamente più vantaggioso accendere la pompa di calore rispetto alla stufetta elettrica. Malgrado ciò, vedete cosa succede, vedete quante pompe di calore ci sono e quante stufette elettriche. Fate questa riflessione, ci rivediamo alla prossima volta.